Qualche anno fa abbiamo preso in mano questa piccola associazione di cuoche casalinghe nata qui a Bologna e abbiamo deciso di sostanzialmente di creare una sorta di Airbnb del cibo italiano che fosse veramente autentico, di casa e a centimetro zero. Sono Davide Maggi, sono il fondatore di cesarine.com. È la più autorevole piattaforma di cucina autentica italiana. La grande impresa è stata quella di prendere questa offerta che allora era locale e estenderla in tutta Italia. Da startup che eravamo, ormai siamo una scale up, cioè il modello ha funzionato, è stato validato e tutti i nostri feedback dei nostri clienti sono a 5 stelle. Questo è il patrimonio, credo, più importante che abbiamo a livello aziendale. Solo noi abbiamo oggi 1200 cesarini in Italia, solo noi cuciniamo la vera cucina autentica locale, cioè quella di casa, e siamo passati da 20 o 30 mila euro di inizio 2018 fino ai 150 mila euro di fine 2019 su base mese. Questo vuol dire che abbiamo circa quadruplicato i volumi d'affari. La nostra offerta è incentrata su food experience che si concretizzano in pranzi, cene e corsi di cucina sia offline che online, perché da quando ovviamente abbiamo avuto il tema Covid tutti i nostri clienti si collegano su piattaforma online e ricevono a casa loro i corsi di cucina delle cesarine. In 2 anni di grande lavoro abbiamo ottenuto diversi riconoscimenti. Io credo che i più importanti siano di 2 ordini. Il primo, il legame che abbiamo avuto diretto con tutto il settore del B2B online, quindi le OTA. L'altro grande riconoscimento sicuramente è essere stati accettati da Slow Food come comunità diffusa. Investite in questo progetto perché questa realtà ha già costruito in poco tempo un network molto solido ed esteso di cesarine in tutta Italia. Penso che l'Italia abbia proprio bisogno, e dopo l'Italia tutto il mondo, di una vera, unica piattaforma di home cooking all'italiana. Una straordinaria opportunità, un progetto forte, potente, una piattaforma di home cooking italiana che sarà in grado certamente di imporsi in Italia e all'estero. Secondo motivo che vi segnalo è il team. È un team di professionisti molto in gamba, coesi, con competenze complementari, assolutamente appassionati della storia di impresa che stanno scrivendo insieme.